Oramai siamo ad agosto, quindi molti di voi sicuramente saranno già in vacanza, altri sono già tornati, mentre altri come me devono ancora partire. Prima di farlo però, oggi voglio consigliarvi ben 7 applicazioni, secondo me fantastiche, molto molto utili, che potrebbero esservi d'aiuto durante le vostre vacanze, dalla fase di prenotazione fino al momento in cui vi trovate effettivamente nella vostra meta. L'ordine come sempre è completamente casuale, quindi vi invito a guardare il video dall'inizio alla fine, e come sempre se avete nuovi suggerimenti per altre applicazioni che io non ho detto, ovviamente fatemele sapere qui sotto con un bel commento. Detto questo, non perdiamo altro tempo e iniziamo subito. La prima app si chiama Hopper e la sua funzione principale è quella di aiutarci a prenotare un volo al prezzo minore possibile. Beh, ci sono tantissime app sull'App Store e sul Play Store che permettono di fare questo, ma secondo me Hopper ha una marcia in più, più che altro una funzione in più che secondo me è molto molto utile, ovvero quella di poter salvare un volo specifico e monitorarlo al 100%. Quindi una volta monitorato un volo, cosa succederà? Innanzitutto Hopper ci dirà subito, analizzando vari dati di altri voli molto simili, se di solito il prezzo di questi voli sia oppure si abbassa dopo un po' di tempo, e in base a quello ci dice: guarda, è meglio che compri subito perché di solito questo volo poi va a costare tanto. Oppure viceversa ci potrebbe dire: guarda, di solito questi voli dopo qualche giorno si abbassano di prezzo, quindi per ora aspetta. Beh, capite che già questa funzione è davvero molto utile per farci risparmiare. In più confronta in un colpo solo tutti quanti i voli di tutte le compagnie, confrontandoli in base al prezzo. Mi piace molto poi la modalità di prenotazione, dove ci fa vedere automaticamente tutti quanti i mesi e ce li colora in modo diverso a seconda del prezzo di quei giorni. Come vedete, ad esempio ad agosto tutti i prezzi sono ovviamente molto alti, quindi tutte le caselle sono colorate di rosso, mentre nei mesi a seguire ci sono delle offerte molto buone. E addirittura per concludere possiamo comprare il volo direttamente dall'applicazione stessa, quindi veramente veramente fantastica. La seconda applicazione che voglio consigliarvi è Hype. Hype in realtà non è solo un'applicazione, perché si tratta di un vero e proprio servizio bancario che vi permetterà di avere un conto gratuito e anche una carta annessa in modo totalmente gratuito, non c'è nessun canone annuale o mensile, e vi permetterà di avere questo conto ricaricabile tramite bonifico oppure tramite un'altra carta. E una cosa veramente fantastica che mi ha spinto anche a me a farla, pur avendo già un conto con un'altra banca, è la possibilità di fare i prelievi bancomat gratuiti in tutto il mondo. Quindi assolutamente senza pensarci due volte, prima di partire trasferirò parte del denaro su Hype, in modo che quando mi troverò a Valencia in vacanza potrò prelevare da tutti i bancomat che troverò senza commissioni, ed è una cosa davvero molto utile. Addirittura potete farlo anche se non siete maggiorenni, e iscrivendovi con il link che vi lascerò qui sotto nella descrizione vi permetterà di avere 10 euro in modo completamente gratuito dopo almeno un euro di ricarica. Io consiglio veramente a tutti di farlo, sia se avete come me un altro conto già con una banca principale, sia se invece non avete proprio nessun conto, perché potrà tornarvi utile. Ah, e tra l'altro è anche compatibile con Apple Pay, quindi veramente top. Passiamo invece ad un'app di casa Google, e sto parlando di Google Trips. E beh, come si capisce dal nome, è fatta e pensata apposta per i viaggi, infatti è veramente utile. Innanzitutto, accedendo con un account Google, capirà in base alle prenotazioni che abbiamo su Gmail quali viaggi abbiamo in programma o quali abbiamo già fatto. Automaticamente crea questo nuovo viaggio, come vedete nel mio caso appunto a Valencia, e all'interno troviamo tutto quello di cui abbiamo bisogno. Su prenotazioni possiamo aggiungere qualsiasi prenotazione di hotel, di volo, qualsiasi cosa che magari vogliamo tenere all'interno di quest'app. Poi abbiamo un tool utilissimo, cose da fare, che ci permetterà di capire quali sono le attrazioni migliori. Possiamo creare anche un itinerario in determinate ore e lui ci permetterà di capire se è fattibile. Magari se è qualcosa che vogliamo vedere a quell'ora è chiuso, lui ce lo dirà automaticamente e ci dirà: guarda, cambia perché non è possibile. Potremo anche vedere ovviamente tutti i ristoranti nelle vicinanze, vedere le varie recensioni dei clienti e avere tutti i dati, insomma, che ha Google di tutto quanto. La ciliegina sulla torta poi è questo toggle scarica e poi il nome della città, che come avrete già intuito ci permetterà di scaricare tutti questi dati offline. La prossima app sono sicuro che per alcuni di voi sarà quella più utile di tutte, e sto parlando di Wi-Fi Map. Beh, il nome qui ci racconta tutto, è una mappa di tutti quanti gli hotspot Wi-Fi, Wi-Fi liberi che ci sono al mondo. Veramente, trovate una mappa con tantissime connessioni Wi-Fi, però il brutto, o il bello a seconda dei punti di vista, è che tutto quanto è aggiornato dagli utenti. Quindi magari potreste trovare degli hotspot che non esistono più, oppure altri che invece non sono segnati sull'app, però ci sono addirittura delle password magari per Wi-Fi pubblici. Senza dover chiedere magari la password quando arriviamo sul luogo, possiamo provare quella che troviamo all'interno dell'app. Come ho già detto, potrebbe non essere aggiornata dato che lo fanno gli stessi utenti, però volevo comunque consigliarvela perché secondo me è utile almeno provare. Sì, ma come faccio a cercare le connessioni se sono senza connessione? Bella domanda. Comunque tranquilli, perché l'app ha pensato anche a questo. Infatti c'è la possibilità di scaricare completamente tutti gli hotspot di una determinata città prima di partire. Quindi
Quindi anche questa secondo me è veramente fantastica, provate a scaricarla, il link è qua sotto in descrizione e magari potrebbe davvero salvarvi la vita, chi lo sa. La prossima app ve l'ho già consigliata tantissime volte qui sul canale, quindi i veterani se la ricorderanno sicuramente, e sto parlando di Splitwise. Se come me non andate da soli in vacanza ma con qualche amico, probabilmente, anzi sicuramente, capiterà magari quella cena, quella spesa che per non perdere tempo paga tutta una persona e poi bisogna ridare appunto i soldi. Beh, Splitwise è nata proprio per gestire queste situazioni. All'interno possiamo aggiungere tutti i nostri amici che devono a loro volta scaricare l'app, potremmo creare un gruppo, ad esempio viaggio, e mettere all'interno tutti i nostri amici e tutte quante le spese. L'app ci permetterà di ricordare chi ha pagato cosa e poi possiamo selezionare il classico dividi la spesa per tutti i membri, oppure cose molto più complicate, ad esempio paga i 2/3 questa persona, 1/3 l'altra, veramente cose assurde che sicuramente per la maggior parte di noi nemmeno serviranno, però secondo me è davvero completa e senza dubbio la migliore per gestire situazioni del genere, invece che segnarsele magari su un foglio di carta e poi magari dover fare tutti i calcoli è un po' più incasinato sicuramente. Quindi anche Splitwise ottima scelta se viaggiate con i vostri amici. La penultima app si chiama Around Me e come si capisce anche dal nome ci permetterà di capire cosa c'è intorno a noi. Forse è la più semplice di tutta la lista ma funziona bene, quindi ve la volevo consigliare. Quando apriremo l'app troveremo una schermata con un elenco di tutto quanto quello che potrebbe servirci, ad esempio farmacie, ristoranti, bar, e l'applicazione in base a dove ci troviamo ci fornirà una lista di tutto quello che cerchiamo con tutti quanti i numeri di telefono e anche l'indirizzo. Lo so che è possibile cercare dei ristoranti e dei bar direttamente con Google Maps senza dover utilizzare un'app esterna, però credo che questo sia senza dubbio il modo più rapido. Aprite l'app, cliccate e vi dà automaticamente la lista dei ristoranti, bar eccetera più vicini. Quindi pollice in su anche per Around Me, trovate il link come sempre qui sotto in descrizione. E per concludere voglio parlarvi di Trainline. È un'app che ho scaricato da poco ma mi sta piacendo tantissimo. È un po' come Hopper per i voli, ma qui stiamo parlando dei treni. Ci permetterà infatti di organizzare dei viaggi attraverso i treni con compagnie internazionali. Quindi se vogliamo andare da Roma a Parigi con i treni, possiamo cercare tutto direttamente da quest'app. Ci darà automaticamente tutte quante le informazioni di tutte le compagnie e potremo acquistare in un colpo solo tutti quanti i biglietti di tutti i treni che ci servono e salvarli addirittura all'interno dell'app stessa, senza passare per altri siti esterni, il sito di Parigi, il sito d'Italia. Beh, sarebbe ovviamente un casino, dovremmo fare più pagamenti, più iscrizioni, mentre qui tutto si fa da un'app. Basterà mettere il nome del passeggero, aggiungere eventualmente anche carte frecce, carte argento, quello che volete, e una volta aggiunte tutte le impostazioni come si devono, basta veramente un click per prenotare tutti i nostri viaggi. Molto belle poi le label che ci fanno capire subito qual è il viaggio più veloce, il viaggio meno caro, e quindi un'altra app secondo me da provare. Queste ragazzi erano 7 applicazioni secondo me molto molto utili che io vado ad utilizzare spesso quando devo prenotare una vacanza o quando sono già nel luogo. Fatemi sapere ovviamente che ne pensate, quali conoscevate e quali no, e ovviamente consigliatemi altre app qua sotto con un bel commento. Come sempre, se il video vi è piaciuto vi invito a lasciare un bel mi piace, iscrivetevi anche al mio canale abilitando la campanellina delle notifiche, passate su tutti i miei social, soprattutto Instagram, trovate il link qua sotto in descrizione, e la cosa più importante di tutte, mi raccomando, condividete questo video dovunque con tutti i vostri amici per far scoprire anche a loro queste fantastiche applicazioni che potrebbero essergli d'aiuto durante la loro vacanza, ma soprattutto per aiutarmi a farmi crescere. E detto questo, da Fede Tutorial è tutto, noi ci becchiamo come sempre in un prossimo video.